Eccoci qua ragazzi, allora stiamo andando adesso in questo momento a vedere uno dei nostri ex cantieri. Eccola lì. Siamo qua adesso a girare. In pratica stiamo parlando di un appartamento che siamo andati a creare e inizialmente era un negozio, quindi un negozio era una categoria C1 e l'abbiamo trasformato in un 3 locali praticamente, ok? Quindi adesso all'inizio non credo di aver fatto delle considerazioni, adesso magari vediamo di mettere alcune delle foto del prima. Non so se forse avevo fatto qualche video veloce, vediamo di metterlo magari proprio in questo momento. Ok, avete visto com'era prima? Era, come ho detto, un negozio, nello specifico era una lavanderia, ok? Era una lavanderia e c'era stata praticamente una situazione che ho dovuto risolvere, diciamo, ai proprietari, ok, a chi erano all'epoca i proprietari attuali. Era un negozio che era in affitto, ok, ma che, guardate, cioè, onestamente preferisco non raccontare la situazione, anche per un discorso magari di privacy delle persone che sono state coinvolte, ok? Però sappiate che abbiamo risolto un problema sia agli inquilini che erano all'interno del negozio, abbiamo risolto un problema anche ai proprietari, ok? Ripeto, proprio per questioni di privacy soprattutto delle persone, anche se magari non sapete chi sono, e preferisco non raccontarvi tutta la faccenda. In ogni caso ragazzi, siamo partiti che dovevamo fare una pratica, diciamo snella, in realtà è stata snella lo stesso, però quando voi fate un cambio di destinazione d'uso a Milano ad esempio, non dovete per forza ad esempio cambiare quella che è la facciata dell'appartamento. Chiaramente quando si riesce a fare anche questo, l'immobile prende più valore. Ok, adesso magari ci giriamo un attimino e vi faccio vedere quello che è il nostro appartamento. Allora, innanzitutto il nostro appartamento dovrebbe essere questo qui, se non erro. Ok, adesso magari dopo proviamo a capire meglio. Come vedete sono state modificate anche le parti comuni, cioè in pratica se voi guardate com'era prima l'immobile, vedete proprio che c'era la serranda e appunto era una lavanderia, infatti c'erano anche dei macchinari molto grossi per i quali abbiamo dovuto smontare praticamente la vetrina, è stata proprio smontata perché questo macchinario pesava, se non erro, tipo sui 600 kg, una cosa del genere, quindi molto grosso, ok? Ed è venuta una cosa molto molto carina, cioè adesso chiaramente voi vedete che stanno ancora facendo dei lavori per quanto riguarda la facciata, perché hanno fatto dei lavori con, credo col 110 se non erro, cosa sulla quale in realtà diciamo noi concentriamo, cioè nel senso che abbiamo trovato che c'era già questa situazione, noi l'abbiamo portata semplicemente avanti. Quindi quello che abbiamo fatto è andare a trasformare questo negozio, come vi ho detto prima, in abitazione. Ah, una cosa che non ho detto prima è che è stato comprato su Mercato Libero, ok? Quindi voi sapete che noi facciamo sia aste sia Mercato Libero, qua però è chiuso, quindi chiediamo magari di aprire. Datemi un secondo se ci rispondono, vediamo di chiamare. Ok, guardiamo un attimo come è fatto qua
tutto il condominio. Vedi? Vedete, questa parte qua, diciamo, è stata, ecco. Ah, ok. Perché qua è chiuso, qua è all'esterno, è chiuso, il portone qua. Ok, grazie. Ok. Quindi, come vedete, proprio tutta questa parte qua, diciamo, è stata sistemata. Quindi, adesso ci aprono la porta e andiamo a vedere insieme il cosa è successo. Tenete presente che l'appartamento, come ho detto prima, è stata un'operazione fatta su Mercato Libero, quindi una delle agenzie con le quali lavoro da tanti anni, una decina di anni, forse di più, e quindi super bravi, super sul pezzo, eccetera, e hanno trovato questa possibilità, avevano questo cliente che aveva determinata necessità, me ne ha parlato e chiaramente siamo andati in trattativa e abbiamo fatto in modo di risolvere questa situazione. Dopodiché, appunto, ci siamo messi d'accordo, cioè, ripeto ragazzi, è stata una trattativa parecchio lunga, ok, particolare. Devo dire che l'agente immobiliare che mi ha proposto l'operazione, che tra l'altro è mio amico, è molto bravo in generale nel suo lavoro, ma soprattutto è stato molto bravo nel gestire proprio particolarmente questa situazione, dove c'erano anche degli avvocati di mezzo, insomma, era una cosa un po' particolare, ok? E in ogni caso, secondo me, vi ho detto, il nostro mi sa che era un altro, mi sa che non era quello che abbiamo fatto vedere. E voi dite, scusa, ma non ti ricordi mai un cazzo. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare. Magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso l'investimento immobiliare. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Comunque adesso cerchiamo di capire dov'è? E qua, eccolo qua. Sì, abbiamo sbagliato perché sì, abbiamo camminato un po'. Non era allora entriamo. Allora, eccoci qua, via gli occhiali. Questa quindi porta d'ingresso, ragazzi, come vedete, ok. Poi abbiamo da questa parte, quindi questo è un soggiorno con cucina vista, come potete vedere qua, ok? Quindi è stato completamente, come vedete, ristrutturato, quindi chiaramente abbiamo fatto costruire tutti questi muri, eccetera, e poi da questa parte, se voi venite qui, c'è sia il bagno, ok? Da questa parte, ok? E entrando da questa parte, eccolo qui, e poi qui c'è la camera da letto, come potete vedere, ok? Allora, cerchiamo di capire adesso qua a che punto siamo, perché prima vi ho detto una cazzata, cioè stavo guardando dall'altra parte, dopo vediamo come è stato fatto. E tutto questo motorizzato, quindi come vedete sono elettriche. Immaginate, anzi guardate prima le foto che vi ho fatto vedere precedentemente, cioè questa roba qui prima era una vetrina, ok? Questa era una vetrina, infatti vedete ci sono anche poi anche degli infissi là sopra, ovviamente tutto motorizzato, ok? Quindi si vengono giù, eccetera, e anche qui abbiamo messo un po' di LED, eccetera. Adesso andiamo dall'altra parte, qua è stato fatto questo abbassamento, ok? Allora, mi è venuto
mi è venuto carico. Vediamo qua, questa roba, ok, qua, guardate, guardate di qua, nell'ingresso si vede poi l'altra parte di qua, ok, e adesso andiamo sopra. E allora, la scala è stata fatta su misura, che è quindi fatta su misura da un falegname. E questa qui praticamente è la zona notte, quindi in questo caso il negozio è l'ex negozio, non il negozio. Cosa dite il negozio? L'appartamento. Come vedete c'era l'altezza, ok? In alcuni casi non c'era l'altezza per fare il soppalco, in questo caso invece c'è la possibilità di farlo, ok? Questo qui, vedete, è il cartongesso, ecco, quindi questa è tutta la zona notte. E poi chiaramente il proprietario, se poi desidera, può anche far rimuovere, se vorrà, successivamente questo, che è stato fatto in questo modo proprio per renderlo idoneo, tra virgolette, come pratica edilizia. Quindi questo è, ok? Ed è quanto, come vedete, abbastanza alto. Quindi il ragionamento qual è, ragazzi? Dovete cercare di capire quali sono le cose che si possono fare nel momento in cui vedete magari un immobile. Quindi in questo caso voi vedete una lavanderia e dite: vabbè, lavanderia, cosa me ne faccio? Ok, a Milano è molto frequente, ad esempio, andare a comprare degli appartamenti, degli immobili come questo, che poi diventano delle abitazioni e hanno una richiesta molto elevata, sia per persone che vogliono andarci a vivere, sia per quanto riguarda anche gli affitti brevi, per esempio, vanno tantissimo in immobili di questo tipo. Quindi l'appartamento, ragazzi, l'immobile l'abbiamo comprato quando era negozio, abbiamo fatto i lavori in maniera piuttosto veloce, l'abbiamo messo in vendita e abbiamo ricevuto un'offerta d'acquisto anche piuttosto in fretta, quindi è arrivata nel giro di poco tempo l'offerta e adesso stiamo aspettando soltanto il giorno dell'atto, okay? Soltanto aspettando che ci comunichino il giorno dell'atto, dopodiché vendiamo e operazione finita. Per cui, se vi interessa il mondo degli investimenti immobiliari, mi raccomando, cliccate e andate sul canale. E qua siete sul canale YouTube, se siete da un'altra parte andate sul canale YouTube e iscrivetevi al canale, date mi piace a questo contenuto se vi è piaciuto e soprattutto ditemi cosa pensate, okay? Se vi piace, non vi piace, cosa avreste fatto, eccetera, e soprattutto condividete anche con altre persone alle quali magari può interessare l'argomento investimenti immobiliari. E se volete investire come noi, potete farlo con la... Sì, si può fare. Posso farmi pubblicità da solo? Sì. Chi che paga i contenuti adesso qua? Chi è lo sponsor? Gutierrez Capital. Ragazzi, a parte gli scherzi, mi raccomando, fate iscrizione al canale e ci vediamo presto. Ciao. Allora, non so se avete capito che prima vi ho detto una cazzata. E probabilmente, quindi adesso dirà: ah, questo qua racconta cazzate. Sì, racconto cazzate, ma perché? In realtà non mi sono accorto. Vi ho detto che il nostro appartamento era questo, giusto? Ma non è questo. Il nostro appartamento era quello lì, giusto? Era quello lì, eccolo lì. Sì, infatti. Eccolo lì, quello è il nostro. Vedete? È stata rifatta anche la facciata, come potete vedere. Ok, adesso abbiamo finito e ragazzi, mi raccomando, fate iscrizione al canale. Ciao.